Oggi noi trattiamo di una variante cartografica al PTCP, al PTCPR della provincia di Forlì-Cesena. Da dove deriva questa variazione? Questa variazione deriva da una variazione cartografica che nasce dal fatto che è stato in fase di adozione il nuovo piano strutturale intercomunale dei comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo, comuni dell'Unione Rubicone Mare. Di cosa parla questa variante cartografica? In sostanza parla di maggiore tutela di alberi, singoli alberi o gruppi isolati o filari. Perché? Perché nel tempo gli strumenti cartografici si sono evoluti e quindi andando a rifare il piano strutturale intercomunale si sono riusciti dal punto di vista cartografico a identificare meglio alcuni elementi e a metterli a tutela. Questo piano strutturale però non provoca solo delle modifiche cartografiche, ma sul territorio in questo momento provoca anche diverse tensioni e diverse problematiche fra i cittadini. In questi mesi, infatti, è stata portata all'attenzione del territorio una petizione di circa 1500 firme dei cittadini di Gatteo e c'è stata fra l'altro una serata piuttosto animata alla quale ha partecipato anche la consigliera Montalti, in cui i cittadini e Legambiente sollevano un problema legato a questo piano strutturale intercomunale, e il problema sollevato è quello della PEA di Gatteo. Che cos'è la PEA? La PEA è un'area produttiva ecologicamente attrezzata. Non facciamoci ingannare dal nome, perché quando scriviamo ecologicamente pensiamo a qualcosa di bello, di carino. In realtà il concetto di area produttiva ecologicamente attrezzata in sé non è male, perché propone di concentrare in un'unica area produttiva più entità produttive e quindi concentrarle invece che tenerle sparse sul territorio, e propone che tutte queste aziende che lì si concentrino e dal punto di vista ecologico abbiano il minore impatto possibile, quindi si attrezzano per gestire insieme i reflui, e le fognature, la produzione di energia, eccetera. Questo tutto interessante. Il problema è che le aziende che devono concentrarsi in quella zona sono aziende, fra virgolette, pericolose, nel senso che in quell'area si devono concentrare aziende che sono più impattanti rispetto alle normali aziende. Qual è il problema? Il problema è che in quell'area sussistono una zona di almeno una trentina di famiglie che si trovano al centro di questa previsione, di questa area produttiva ecologicamente attrezzata. I cittadini quindi, quando sono venuti a sapere, troppo tardi perché ormai gli atti erano avanti, ho capito che hanno presentato comunque anche osservazione, si sono ritrovati circondati da questa previsione che è molto impattante sulle loro case. L'altro aspetto che è molto impattante è che quest'area ha una previsione di andare a convertire, trasformare 30 ettari di territorio vergine, che oggi è campagna, in territorio produttivo. Proprio mentre qua in Regione, al di là delle posizioni che si avranno sulla legge, si sta tentando, almeno nei titoli, di dire ridurre il consumo di suolo. Quindi il tema che voglio portare oggi all'attenzione della Giunta è quello di ascoltare la voce di quei cittadini e di farsi portavoce presso questi comuni, di riflettere su questa previsione di area produttiva ecologicamente attrezzata che non è né attuale nelle previsioni, perché la previsione del piano provinciale è datata di molti anni fa, quando si prevedeva un'espansione esagerata. La crisi ci ha insegnato che quell'espansione non è più necessaria, tanto che nei dintorni di quella stessa zona siamo già pieni di zone artigianali urbanizzate ma vuote, e siamo già pieni di capannoni costruiti ma vuoti e abbandonati. Quindi una riflessione, io penso che quei comuni la debbano fare, e la Regione penso che abbia gli strumenti e le informazioni per convincere quei comuni. Grazie. Sì, grazie Presidente. Beh, tanto per iniziare io rigetto l'accusa di strumentalità della consigliera Montalti, perché abbiamo appena finito di discutere un oggetto al quale è stato abbinato un ordine del giorno, che era quello del Paranà, e c'era la risoluzione del consigliere Foti, che è stata considerata abbinabile purché il PD ha discusso su
su quell'argomento proposto dal consigliere Foti. Quindi io penso che oggi si possa tranquillamente discutere di un argomento attinente a questo atto amministrativo. Se poi io parlo a favore di telecamere, sicuramente ci sono delle modalità molto più teatrali della modalità a tono, mi sembra, tranquillo e argomentato che ho utilizzato, perché io potevo venire qua con le 1500 firme e sventolarle davanti alla Giunta, sarei stato molto più teatrale e molto più a favore di telecamere. Io invece, mi sembra, sono rimasto sul tema. E il tema è questo. Il rispetto si porta alle istituzioni, ma si porta anche ai cittadini. Siccome io sono portavoce, io porto qui la voce di quei cittadini. Com'è giusto che lei porti anche la voce delle amministrazioni, ma il problema è che quei cittadini non sono stati inizialmente ascoltati dalle amministrazioni. Quei cittadini si sono dovuti svegliare tardivamente e partire ad attivarsi perché inizialmente non sono stati ascoltati. Quindi sicuramente l'ascolto e il coinvolgimento sono uno strumento, ma in questo caso specifico l'ascolto è tardivo. In questo caso specifico quello che io ritengo e quello che il nostro gruppo ritiene e anche a livello territoriale è che quell'area produttiva ecologicamente attrezzata sia da rigettare, perché è un consumo di suolo che non corrisponde più alle richieste attuali di bisogno produttivo e perché l'area ecologica produttivamente attrezzata non sono io che spavento i cittadini. È scritto dentro l'atto regionale. Dentro l'atto regionale c'è scritto l'elenco dei tipi di aziende che ci vanno. C'è scritto che lì dentro ci vanno quel tipo di aziende e non le aziende, fra virgolette, normali. E c'è scritto che quel tipo di area produttiva va realizzata a distanza dal residenziale. Qui il residenziale si trova al centro di quella previsione APEA e questo l'ha sottolineato anche nelle sue osservazioni iniziali la provincia e anche l'ARPA. Dopodiché i comuni avranno fatto le loro controdeduzioni, ma il problema rimane e a quei cittadini va data una risposta e quella risposta è: l'APEA non va realizzata. Grazie.